Bentornati nel canale di Chiara, il Lady Boss. Come va, come state? Spero tutto top. Oggi parliamo di come prendere la metro a New York e vi darò delle informazioni che dovete assolutamente sapere per prendere la metropolitana a New York. Prima di iniziare il video vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale cliccate nel bottone qua sotto e fatelo adesso. La metro a New York non si chiama né Tube né Underground, il nome ufficiale è Subway, anche quando non gira sottoterra, ma in gergo newyorkese la chiamiamo Train, dato che molte tratte da capolinea a capolinea hanno una durata di più di 2 ore. Ecco le 12 cose da sapere assolutamente prima di prendere la metro a New York. Punto numero 1. Differenza numeri e lettere. Le metro sono contrassegnate da diversi colori, ma bisogna far sempre riferimento alle lettere e ai numeri. Trovate le mappe dentro e fuori la metro. La cosa fondamentale è quella di scegliere sempre la direzione giusta. Nord indica Uptown, Bronx o Queens. Sud indica Downtown o Brooklyn. Sono solo 2 le metropolitane che vanno da est a ovest, la L grigia e la 7 viola. Le metro a volte, in base alla direzione uptown o downtown, hanno entrate separate. Te possono avere lo stesso nome ma trovarsi in punti diversi della città: ovest, centro, est. MTA è il sistema che a New York gestisce metro, autobus, tramway, air train. Con la stessa MetroCard potete prendere questi 4 mezzi di trasporto più il PATH, che è quel treno che passa sott'acqua e arriva in New Jersey, ad un costo extra. Così come ad un costo extra avrete anche la possibilità di usare l'air train. Se invece avete MetroCard illimitate, potrete usare in modo illimitato metro, autobus e tramway, la ferrovia che arriva a Roosevelt Island. Ci troviamo in questo momento in uno dei punti più trafficati di tutta New York. Siamo proprio alla fermata di Times Square. Si entra da dove si esce e non serve la carta per uscire. Riconoscerete le fermate metro con un palo verde per entrare, il palo rosso invece identifica solamente l'uscita. Numero 4. Differenza metro. Ci sono 2 tipi principali di metro, una ha i vagoni all'interno azzurri e è quella delle più recenti che ha il monitor e le fermate segnalate. L'altra invece è gialla e arancione dentro e la riconoscerete perché non ha monitor e quindi non ci sono fermate segnalate. Dovrete fare attenzione se la linea è local o express. Il pallino nero identifica la fermata local, il pallino bianco identifica le fermate sia local che express. Entrambe hanno lo stesso costo e in alcuni casi si trovano nella stessa piattaforma. Numero 5. Edizioni limitate di MetroCard. In periodi diversi dell'anno è possibile acquistare edizioni limitate di MetroCard, come per esempio quelle che sono uscite per il Gay Pride a giugno, quelle che sono state create per commemorare David Bowie. Io pubblico tutte queste informazioni in tempo reale nei miei canali Instagram, New York City for All e Chiari Lady Boss. Numero 6. Dove e come fare la MetroCard. Ci sono 2 metodi per fare la MetroCard. Una è fatta alle macchinette, che danno un resto massimo di $8 se pagate in contanti, e con una carta di credito potrete comprare solamente 2 MetroCard. Le MetroCard vanno fatte singolarmente, ovvero una alla volta. L'altra opzione è quella di comprarla dall'operatore, quindi dal baldacchino, che accetta solamente contanti e non carte di credito. Gate con banconote da $50, l'importo deve essere minimo $30. Gate con banconote da $100, l'importo deve essere minimo $70. Numero 7. Costi. Ad oggi, febbraio 2020, questi sono i costi delle MetroCard a New York. Abbiamo l'opzione di single ride, quindi tratta singola, che è il biglietto in carta e costa $3. Opzione
emissione non limitata. La MetroCard di per sé costa $1 e la tratta viene $2,75 a persona e dà accesso ad un massimo di 4 persone. La MetroCard illimitata ha due opzioni, 7 giorni e 30 giorni. Quella di 7 giorni ha un costo di $1 più $33 settimanali, quella di 30 giorni ha un costo di $1 più $127 mensili e può essere usata da una sola persona. Se per caso si dovesse bloccare mentre strisciate, dovrete aspettare 18 minuti se non avete un operatore che vi fa passare. Consiglio di tenere la MetroCard lontana dalla carta di credito e dal telefono per non rischiare che si smagnetizzi. I bambini non pagano se sono più bassi del tornello o della stessa altezza del tornello. Questo invece è il modo per verificare qual è il credito rimanente nella MetroCard. Numero 8. Come entrare? L'Omni è il nuovo metodo di pagamento entrato in funzione lo scorso anno. Per informazioni sul link al mio blog che vi lascio qui nell'info box. Wi-Fi in metro. Network si chiama Transit Wireless. Numero 10. Ascensori e scale mobili. Sono pochissime ascensori e scale mobili distribuite tra le 472 fermate, nonché 27 linee di New York. Questo crea comunque disagi a invalidi, persone che portano valigie o passeggini. Numero 11. Applicazioni. L'applicazione ufficiale si chiama MyMTA e se volete consultare il sito ufficiale dell'MTA cercate mta.info. Invece vi consiglio un'app che funziona offline e si chiama NYC Subway. Gaia. Cosa succede se perdi o smagnetizzi la MetroCard? Allora, io ho perso la MetroCard più o meno un mese fa. Sono andata dall'operatore e mi ha dato un form da compilare e spedire all'MTA. Dopo due settimane, tre settimane, non è arrivato ancora niente. Non mi hanno dato un termine secondo cui sarebbe dovuta arrivare la nuova MetroCard. Ho dovuto comunque comprarne una nuova nel mentre. Quindi state attenti a non perderla perché poi i tempi di attesa potrebbero essere lunghi. Grazie! Tempo fa ho fatto un video su consigli di come raggiungere l'aeroporto, vi lascio il link qua nell'info box. Sul blog New York City for All troverete tutte le altre informazioni sulla grande mela. E se tutto ciò vi spaventa e deciderete di non prendere la metro, vi lascio due codici sconto per Lyft e Uber validi per nuovi utenti. Mi aspetto un sacco di thumbs up e commentate, fatemi sapere. Grazie per essere stati con me. Per oggi è tutto, Chiara Lady Boss da New York. Bye guys!